Buonasera a tutti, eccoci qua anche oggi nel nostro salotto letterario che oggi ospita una piccola occasione rievocativa, commemorativa di un momento della storia della musica, della vita, della cultura giovanile che ci è sempre particolarmente piaciuto e ci ha particolarmente appassionato. Stiamo parlando della Beat Generation, della fine degli anni 60 e di tutti i miti che questo periodo ha fatto vivere nell'immaginario giovanile e il nostro piccolo intento di oggi era quello di darvi invece un flash di quello che succedeva in Irpinia nello stesso periodo. Adesso c'è un autore nostro concittadino che è Claudio Passera, che sta qua con noi stasera, un applauso per lui. Che ha scritto un libro bellissimo su questo periodo e su questi argomenti. Il libro si chiama Forse la giovinezza e racconta la storia di un giovane che fa tempo a vivere questo mondo proprio in quel periodo, con la mente, lo sguardo, il cuore rivolto a quelle che erano i miti e le leggende di oltreoceano. Fatelo perché rende bene, fa capire, fa vedere come quei giovani di allora, quei ragazzi si affacciavano ad un mondo che era in trasformazione. Tu nel 67 quanti anni avevi? Avevo più o meno, io sono del 52, quindi è semplice, tenevo quei 15-16 anni. Le suggestioni dell'adolescenza. E perché secondo me, come ho detto anche altre volte, il 67 è stata l'apoteosi dell'adolescenza, perché coincideva l'adolescenza dell'umanità con l'adolescenza del protagonista, e combinazione vuole pure con la mia. E, vivendo in quell'anno, perché quella fu la prima e unica, appunto come abbiamo detto, Summer of Love, quelli che erano gli hippie, no? Questo credo del libero amore, tutte cose che avevano una suggestione molto forte, se soprattutto filtrate da una provincia, qual era Avellino in quegli anni, no? Che certamente non era molto ricca per fermenti culturali. Quello che era bello, no? Dell'adolescenza in quegli anni, anzi per la precisione in quell'anno, era l'idea che tutto potesse succedere, quindi questa dimensione di sogno, no? che consentiva di essere riempito con le musiche, ad esempio, no? Quello di cui stiamo parlando, e quindi con questo sogno di California che era impossibile per alcuni di noi vivere indipendentemente da quello che stava succedendo, come se il mondo effettivamente si potesse cambiare soltanto con la forza delle idee. In modo estremamente originale siamo riusciti a fare un incontro sul 67 invece che sul 68, che poi è una, so che è una delle tue belle idee circa la genesi di questo romanzo. Ugo c'aveva un paio di anni più di me e continua ad averli, ce li portiamo così affettuosamente. Detto adesso la cosa sembra così banale, scema, puerile, ma in quel momento noi capovolgemmo le regole, scendemmo dai marciapiedi del corso Vittorio Emanuele e invadimmo tutto il corso e ci sentimmo forti e in qualche misura anche adulti.